agosto 1342 inizia la Reconquista cristiana dell'Andalusia. L'assedio di Algeciras, guidato dalle truppe del re di Castiglia e León Alfonso XI, insieme a quelle della Corona d'Aragona e della Repubblica di Genova, lanciò la Reconquista della regione più meridionale della penisola iberica, con il primo obiettivo di occupare l'Isola Verde. Questo è il significato arabo del nome Algeciras, porto principale affacciato sullo stretto di Gibilterra. Prima città fondata dai musulmani, quando nel 711 sbarcarono nella penisola iberica, dopo sei secoli era un centro di traffici costituito da due nuclei, ciascuno con le proprie mura di difesa, separati dalla foce del fiume Rio de la Miel. I cavalieri si accamparono in collina intorno ad una torre di difesa. Erano 1600 soldati a cavallo e 4000 balestrieri e lancieri che sferrarono l'attacco senza sosta per quasi due anni, durante i quali la popolazione della città, circa 30.000 persone, rimase senza rifornimenti. All'assedio parteciparono anche principi di Francia e di Germania. Al trionfo contribuì ancor più la flotta catalana e il rinforzo dei balestrieri genovesi, condotti dall'ammiraglio Boccanegra. Il re cattolico entra in città il 28 marzo 1344, Domenica delle Palme. A ricordo perenne trasforma la moschea principale in cattedrale dedicata a Maria, Nuestra Signora della Palma.